Salve, sono Francesco Triffiletti, mi occupo di digital marketing e oggi vorrei insieme a voi vedere le Facebook Shop, queste tab, queste categorie, le ex vetrine dove noi all'interno delle nostre pagine possiamo inserire i prodotti, cataloghi, raccolte, ma soprattutto prodotti che poi possono essere acquistati dai nostri clienti. Ecco, come possono essere acquistati? Sono tre tipologie di acquisto: un acquisto in app, quindi direttamente tramite Facebook, che però momentaneamente non è supportato in Italia, è supportato solo in America e farà seguito sicuramente un aggiornamento anche per il mercato italiano. Quindi questa tipologia la escludiamo. Ne rimangono due: o tramite messaggio o tramite e-commerce. Quindi io posso configurare questa tab shop, quindi l'insieme di questi prodotti, facendo acquistare il mio cliente tramite un messaggio diretto oppure sul mio sito web. Porto degli esempi. Io entro nello shop, vedo un prodotto di mio interesse e mando un messaggio al venditore. Mi accordo e termino l'acquisto. Oppure entro nella categoria shop, vedo un prodotto di mio interesse, clicco su acquista e verrò riindirizzato all'interno del mio e-commerce dove potrò finalizzare poi l'acquisto. Quindi rimangono queste due tipologie di acquisto, ma prima di vedere queste tipologie noi dobbiamo sapere che esistono dei prerequisiti. Noi dobbiamo essere amministratori del business manager, dobbiamo gestire la pagina e gestire il catalogo dell'account business manager e poi avere le autorizzazioni per gestire la pagina e le autorizzazioni per gestire il catalogo del business manager. Aggiungo un'altra cosa: per configurare uno shop in gestore delle vendite, da gestore delle vendite, è necessario usare un computer, cosa che io consiglio. Tutte queste procedure le consiglio sempre di fare tramite computer. Bene, adesso passando alla parte pratica, cosa dobbiamo fare? Accedere al link che vi lascio in calce che ci porta alla creazione dello shop. Da qui noi dobbiamo selezionare una modalità di vendita tra le due a nostra disposizione, quindi o tramite messaggio o tramite e-commerce. Nella sezione risorse, cliccare su Crea lo shop. Nella sezione Inizia configurando il tuo shop, seleziona appunto il sito web, in questo caso per l'e-commerce, e clicchiamo su Inizia. Nella sezione Scegli la tua azienda, ci sarà la lista di tutte le pagine Facebook e noi andremo a selezionare quella di nostro interesse, dove, ricordo, dobbiamo essere amministratori. Selezionata l'azienda, clicchiamo su Avanti. Forniamo i dettagli sull'account, forniamo un nome dell'account aziendale, clicchiamo nuovamente su Avanti. Nella sezione Luogo in cui le persone possono visualizzare lo shop, selezioniamo dove creare lo shop. Nella sezione Catalogo, selezioniamo il catalogo esistente oppure ne creiamo uno nuovo. Verifichiamo i dati dello shop, rileggiamo, accettiamo le normative relative a prestazioni e responsabilità delle vendite e ultimiamo la procedura con Crea il tuo shop. Adesso abbiamo terminato la procedura. Da qui in poi possiamo andare a inserire i nostri prodotti e successivamente quindi venderli. Altri due piccoli appunti. Noi possiamo creare una raccolta è un insieme di prodotti da 6 a 30 e noi queste raccolte le andremo a creare per aiutare i nostri clienti, quindi saranno raccolte tematiche con categorie di prodotti affini. Andremo a personalizzare lo shop, scegliere la raccolta in evidenza e personalizzare proprio l'aspetto dello shop. Successivamente pubblichiamo lo shop.
Le persone avranno la possibilità di vedere il nostro shop una volta che verrà esaminato nell'arco di circa 24 ore. Okay? Quindi se noi non vediamo subito lo shop o i nostri clienti non vedono subito lo shop dopo aver fatto tutta questa procedura, significa solo che dobbiamo attendere ancora qualche ora perché tutto ciò venga preso in analisi. Successivamente noi siamo pronti per la vendita.